Eccellenza, riprendiamo la nostra riflessione sull'idea di università e approfondiamo oggi il ruolo del docente. Inizio con una citazione del beato John Henry Newman. L'educazione universitaria, sosteneva Newman, è il grande mezzo ordinario per un fine grande. Mira ad elevare il tono intellettuale della società, a coltivare lo spirito pubblico, a purificare il gusto nazionale, a fornire principi veri all'entusiasmo popolare, a dare ampiezza e sobrietà alle idee dell'epoca, a facilitare l'esercizio del potere e a rafforzare i rapporti della vita privata. Può il docente universitario assumersi tutte queste responsabilità? Io sono convinto che il docente universitario debba assumerle queste responsabilità e può adempierle purché, io credo, tenga ben presenti tre capisaldi fondamentali. E comincio dai primi due. Il primo è la competenza professionale, cioè il professore universitario deve essere anzitutto competente nella sua disciplina, deve essere uno studioso, quindi al di là dei requisiti di base che sono accertati mediante concorso, egli continua a studiare. Il docente universitario è uno studioso. E perché studia? Studia per prepararsi bene, con scrupolo, le lezioni. Segue le esercitazioni e le tesi con diligenza. Studia per preparare delle pubblicazioni e mandare avanti così la ricerca. Il secondo caposaldo a cui deve fare riferimento il docente universitario che vuole svolgere questo carico di responsabilità di cui Newman parla è la consapevolezza della sua missione formativa. Cioè, qualunque sia la materia che egli insegna, il docente universitario deve puntare a promuovere la sintesi filosofico-teologica, detto in altri termini, deve essere uno che sa rispondere efficacemente alle domande fondamentali sul senso della vita. Si vede, si sente, si capisce se uno ha risposto o meno e in che modo ha risposto a questi interrogativi esistenziali che noi chiamiamo complessivamente sintesi filosofico-teologica. Soffermiamoci adesso sulla parola testimonianza. Il 13 novembre si è scelto di invitare al Dies Academicus il cardinale Zen, che ha lottato per l'unità della Chiesa Cattolica in Cina. Egli è certo un testimone della cultura, della pace e del dialogo. Di cosa invece il docente universitario può essere testimone? Ecco, e qui arriviamo proprio al terzo caposaldo che io ritengo irrinunciabile per una deontologia del docente universitario. Egli deve essere un testimone, deve essere anzi fornito del carisma della testimonianza. E quello che dicevo prima riguardo al secondo caposaldo, cioè circa la consapevolezza della propria missione formativa, è strettamente collegato con questo terzo punto, perché tutti lo sappiamo e oggi forse più di ieri lo sperimentiamo, cioè l'uomo d'oggi non sa più che farsene dei dottori e dei professori, o se li ascolta è perché sono dei testimoni. Per esempio, in una università pontificia deve far vedere che per lui Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, qualunque sia la materia del suo insegnamento, cioè il punto di riferimento veritativo per lui è proprio Gesù Cristo, non può essere un altro. E la competenza disciplinare, che è richiesta come primo caposaldo, si incarna poi in queste prospettive di testimonianza. Grazie, Eccellenza, alla prossima intervista. Grazie.